Anche i B&B e i Room and Breakfast sono tra le categorie che registrano un calo di presenze nei primi 6 mesi del 2012. Ne abbiamo visitati tre in centro a Ravenna per scoprire da vicino le particolarità di queste piccole realtà, più o meno nascoste e più o meno grandi, a dimensione familiare. I primi 6 mesi del 2012 registrano a Ravenna un calo dal punto di vista degli arrivi dei turisti. Qui da voi com'è andata? Abbiamo anche noi avuto una flessione negativa, molto secondo me dipende dal fatto del terremoto che c'è stato a giugno, che ha messo un po' a dura prova un po' il nostro sistema turistico, in quanto ha allarmato tutta Italia, ma non solo riguardo al terremoto. Periodo precedente, invece, nei primi mesi del 2012, com'era andata? Beh, diciamo che anche lì la neve ha fatto un po' il suo, gennaio-febbraio non c'è stata proprio gente, però dopo un po' i ponti, la Pasqua, così si è ripreso. Sinceramente la primavera non è stata così tremenda. Signora Laura, lei da quant'è che ha trasformato la sua casa in un B&B? 4 anni. E senta, in questi 4 anni il turismo a Ravenna com'è cambiato? Anche lei accusa questo calo che appunto viene registrato anche dai dati della provincia? Sicuramente sì, sicuramente sì. C'è stato un notevole calo di presenze e anche come durata della permanenza è molto meno degli altri anni. Magari luglio-agosto si è lavorato un po' di più, ma o perlomeno per me non all'altezza degli altri anni. Allora, il bed and breakfast è una realtà più piccola, nel senso che si deve fare per forza nella casa in cui una famiglia poi vive e risiede abitualmente. Si possono effettuare al massimo 3 camere con delle limitazioni anche nel numero dei pernottamenti e nel periodo di apertura. Insomma, se bisogna fare una scelta a inizio stagione tra 500 pernottamenti o 120 giorni lavorativi. Il room and breakfast, che invece è la struttura che abbiamo anche noi qui a Casa Masoli, è un tipo di struttura alberghiera, extra alberghiera per la precisione, dove si sono consentite al massimo 6 camere. Abbiamo partita IVA, possiamo avere dipendenti e diciamo che siamo iscritti regolarmente in una camera di commercio. Per quanto riguarda il periodo estivo, abbiamo molte famiglie che vengono magari per Mirabilandia, ma non solo, comunque seguono il mare, quindi molti italiani, soprattutto per il mese di agosto. Invece, per il resto della stagione, quindi parliamo in primavera, anche in settembre-ottunno, di solito arrivano anche parecchi stranieri. Stranieri provenienti comunque dalle zone del nord Europa o anche, diciamo, da altri continenti? No, direi che principalmente Nord Europa, Inghilterra, Francia, Spagna, qualche anche americano, direi che arriva anche quello. Per quel che mi riguarda, turisti stranieri pochi, sono italiani o sono coppie o sono famiglie, direi ceto medio. Il turista che si ferma qui da voi è un turista più interessato alla città d'arte o interessato anche diciamo, alla vacanza più verso i lidi, quindi più mare o più Mirabilandia, come dicevi prima? Nei mesi estivi Mirabilandia attira molti turisti, però comunque Mirabilandia è un'apertura stagionale, quindi non tutti vengono solo per Mirabilandia, anche comunque d'estate il nostro mare comunque ha un certo fascino e poi anche tutti i vari giochi in spiaggia, così attirano anche quelli e sicuramente comunque la città d'arte, gli 8 monumenti che fanno parte dell'UNESCO hanno una certa importanza. Per la tranquillità, la zona limitata al traffico, soprattutto essere in centro per visitare tutti i monumenti a piedi, tranquillamente, basta, chiedono quello. Ma di solito chi frequenta i B&B fanno poche notti di pernottamento, giusto per visitare la città. Oppure qualcuno che non trova posto verso Mirabilandia viene in città, però poi va a Mirabilandia. 2 o 3 giorni, quindi 2 o 3 notti. A me non è capitato gente che faccia settimane intere e tanto meno di più. Secondo lei cos'è che cerca il turista che viene a Ravenna, una città d'arte, una città di cultura, e sceglie non l'albergo ma il B&B? Perché? Beh, il contatto col pubblico è molto, molto apprezzato, nel senso che io qui vivo con la mia nonna e molti turisti si divertono a farle tante domande e quindi sicuramente il contatto diretto con chi lavora all'interno di una struttura come può essere un room and breakfast, un bed and breakfast, è percepito in maniera molto positiva. Bisogna vedere in una reception di un albergo, a volte c'è qualcuno di Ravenna della zona che si documenta, che sa che cosa offre la nostra città, magari qualche volta è uno straniero, comunque una persona che non sa più di tanto, allora magari dal di lì, ecco, mi viene da pensare che ci possa essere una differenza, perché per il resto non so, non ne vedo.
Sono persone che magari amano più il bed and breakfast, è trattamento familiare, non è freddo come un albergo che stai da solo lì in una hall, oppure se c'è dell'altra gente ma non li conosci, qui siamo solo io e loro, quindi parliamo quando facciamo colazione, io faccio tutto fatto in casa, quindi gradiscono molto, rimangono contenti e devo dire che in diversi mi hanno mandato altri ospiti. Si scambiano, sai, nella mia città, cosa c'è nella tua città? E poi io non so parlare nessuna lingua, cioè leggermente il francese, perché alla mia età c'era il francese a scuola. E, però dai, una parola in italiano, una parola in francese, una parola così in spagnolo, che sto guardando un po' anche lo spagnolo. L'inglese, i gesti, guardi, è bello, ci si mette a ridere, ci si capisce. Sara Pietracci per Ravenna Web TV.